Benvenuti a questo episodio speciale di Define Banking. Oggi torniamo infatti a parlare con i ricercatori del CETIF. Come forse sapete, azienda banca e media partner anche del Hub Advanced Analytics and Artificial Intelligence del centro di ricerca dell'Università Cattolica di Milano. Come avrete già capito, in questo episodio parliamo di un'altra parola chiave per capire il modo in cui sta cambiando la definizione di banking, cioè i dati. Abbiamo approfondito il tema con Clelia Tosi, ricercatrice del CETIF. Define Banking, Fintech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Partiamo dall'ultimo steering committee, cioè dal comitato dei rappresentanti delle aziende che aderiscono all'hub di ricerca del CETIF. Ecco, in questo ultimo incontro banche ed assicurazioni hanno avuto modo di mettere in chiaro quali siano le loro priorità in questo momento nell'ambito degli advanced analytics. E non sono tanto gli use case, su cui ciascuna realtà sta facendo le proprie valutazioni strategiche e in cui il confronto in questo momento è prematuro, visto anche una serie di considerazioni competitive. In realtà il primo ambito di confronto e di intervento secondo banche e assicurazioni sono le competenze e l'organizzazione interna. Ce ne parla direttamente Clelia Tosi. Proprio da questo steering committee è emerso che la principale necessità o comunque il principale aiuto che come università, come CETIF potevamo dare a questa tematica era proprio il tema di capire come all'interno delle compagnie, delle banche si stanno organizzando sia in termini di modelli organizzativi, quindi capire quali sono i modelli principali, quali sono i driver che spingono l'implementazione di uno o di altri o di un altro modello, e poi le competenze, nel senso che ovviamente il tema è che si parla tanto di questo data scientist, ma poi è veramente lui quello che risolve tutti i problemi che tematiche di utilizzo dei dati nelle banche e nelle compagnie sollevano? Dov'è? Chi è questo data scientist? Quali sono le sue competenze? Quindi abbiamo cercato di prendere, diciamo, spunto da queste indicazioni che ci hanno dato i membri del comitato per poi costruire questa prima giornata. Già in questa prima parte dell'intervista è emerso il tema delle nuove professionalità di cui banche e assicurazioni dovranno dotarsi per affrontare la sfida dei dati. Ormai parliamo da diversi anni di questa figura quasi mitologica che è quella del data scientist, una vera panacea per tutti i problemi di banche e assicurazioni per quanto riguarda i dati. In realtà le aziende del settore hanno già perfettamente capito che il data scientist da solo non basta. In realtà c'è necessità di almeno altre due figure professionali con competenze specifiche e, ve lo anticipo, sono entrambe figure che hanno in realtà fortissime competenze in ambito bancario ed assicurativo. Lasciamo la descrizione a Clelia Tosi. Allora, noi abbiamo visto sicuramente una forte necessità di due realtà ruoli che ruotano intorno al data scientist. Quindi, ecco, una prima evidenza della ricerca è stata che non basta il data scientist, nel senso che certamente ha delle competenze di carattere, chiamiamole statistico, matematico, analitico, che sicuramente in banca, in compagnia assicurativa non ci sono, anzi forse le compagnie sono più avvantaggiate perché c'è la figura dell'attuario che nella compagnia assicurativa è quello che appunto è più abituato a lavorare sui numeri e sui dati, quindi forse da questo punto di vista sono un po' più avvantaggiate. E quindi non basta il data scientist, anzi c'è la necessità proprio di associare al data scientist anche il business analyst, quindi qualcuno che poi in realtà conosca molto bene il processo sul quale creare poi delle analisi, delle valutazioni, quindi più data oriented. Noi avevamo fatto un calcolo e su quello si sono abbastanza trovati i partecipanti, due business analyst per un data scientist come numero, come proporzione. E poi un altro ruolo che è emerso come molto richiesto è la parte, diciamo, data e IT engineer, quindi non solo appunto chi analizza i dati ma chi conosce bene come è stato fatto il database o i database data warehouse che sono all'interno della banca, quindi una forte componente, chiamiamola tecnologica IT, anche tradizionale, senza la quale tutti questi team, diciamo, di Advanced Analytics non possono coesistere all'interno di una banca, di una compagnia assicurativa. Quindi non solo il data scientist, ma anzi persone che conoscano molto bene la realtà bancaria e assicurativa in termini di processi, quindi business analyst, ma anche in termini di come sono strutturate le molteplici, diciamo, i molteplici silos informativi delle quali sono ovviamente molto ricche, diciamo, sia le banche che le compagnie. Per le aziende finance al momento la priorità sono le azioni interne necessarie a utilizzare al meglio i dati di cui dispongono già. Le fonti dati esterne in questo momento non sembrano riscuotere particolare interesse in banche ed assicurazioni, con la sola eccezione di quelle certificate. Il tutto in un quadro che si conferma estremamente
eterogeneo. La sfida dei dati trova infatti le diverse aziende in situazioni di partenza molto molto differenti. C'è chi sta già lavorando a progetti in ambito intelligenza artificiale e chi invece si trova ancora a gestire l'integrazione di sistemi informativi dopo fusioni e acquisizioni. No, abbiamo provato a chiedere quanto l'utilizzo di fonti dati esterne, che siano i social o comunque che siano altre fonti informative, possano essere utilizzate, e forse anche per una ragione di poca maturità o comunque di stato, diciamo, abbastanza ancora embrionale di queste progettualità, però tutti ci hanno risposto in maniera molto anche, diciamo, colloquiale: cominciamo a usare bene i dati che abbiamo, che ne abbiamo già tanti. Quindi questo è un po' l'approccio. Ecco, come fonte dati esterna positiva sono le banche dati pubbliciste, quindi la CRIF, la CERVET, quindi comunque fonti dati certificate che possono essere utilizzate in maniera avanzata per restituire magari dei pattern che ad oggi, correlati con i pattern che vengono individuati all'interno, possono dare nuove informazioni e arricchire il patrimonio. C'è forte eterogeneità che, come diciamo sempre, per la ricerca è molto interessante, nel senso che ovviamente dal diverso e dall'eterogeneo si riesce poi ad individuare anche la roadmap. Ci sono realtà dove in maniera molto molto forte si sta già sperimentando tanto, anche in ambiti di artificial intelligence, machine learning, supervised, realtà dove anche per contesti strutturali proprio delle banche si è ancora nella fase di mettere in ordine, di creare delle tassonomie condivise, per esempio alla luce di fusioni o anche di ricostituzioni di realtà bancarie che vengono alla luce di numerose anche fusioni e integrazioni. Ecco, quindi teniamo conto che il panorama bancario e assicurativo è molto molto eterogeneo, quindi uno degli output di questo hub sarà anche poi identificare qual è il modello di maturità del sistema bancario e assicurativo in questo ambito, e da quello che vediamo anche già solo nella prima giornata c'è forte eterogeneità sia in termini di modelli organizzativi che di competenze e quindi poi di conseguenza anche di applicazioni. Ecco allora che, guardando al percorso tematico dei prossimi incontri dell'Hub del CETIF, possiamo ricostruire un po' quelle che sono e che saranno le priorità del settore in questo ambito. E il primo punto, di nuovo, è tecnologico, perché l'obiettivo, il primo obiettivo, è sfruttare al meglio i dati che già si possiedono. Il prossimo incontro, dove parleremo anche qua di tematiche, chiamiamole più tecnologiche, quindi di data setup, data quality, data governance, che anche nello scorso incontro sono emersi, proprio ritornando a quel discorso che dicevamo prima delle competenze IT o comunque di chi conosce veramente poi come sono strutturati e organizzati i dati all'interno della banca, della compagnia assicurativa. Non possiamo non parlare di advanced analytics senza ragionare insieme su quali sono i modelli di, innanzitutto, di data governance, quindi chi ha la governance del dato, chi è l'owner del dato all'interno della banca, della compagnia, quali sono anche i modelli, i flussi informativi che tra le varie funzioni ci sono proprio alla luce dell'utilizzo del dato, quanto abbia senso o comunque quanto sia il grado di maturità rispetto anche a tematiche di data lake, quindi di costituzione di queste basi dati, diciamo, comuni di big financial data all'interno della banca o della compagnia assicurativa, o quanto invece, tra virgolette, basti avere un data warehouse evoluto o un data di VH relazionale, no? Quindi parleremo proprio in ottica tecnologica e di base dati di come sono organizzate ad oggi le realtà e quali sono i punti di forza e di debolezza, diciamo, di questi approcci evolutivi nella gestione proprio del data setup. Quindi ragioneremo in questo senso, con anche tematiche legate alla data integration e la data fusion, che ovviamente sono, diciamo, alla base di qualsiasi tipo di sviluppo di progettualità di Advanced Analytics. Ci sarà naturalmente modo di parlare anche di use case, cioè di concrete applicazioni degli Advanced Analytics e del Machine Learning nel contesto di business di banche e di assicurazioni. Nell'affrontare questo tema si dovrà tenere conto, da un lato, della già citata eterogeneità tra le diverse aziende del settore, dall'altro anche del ruolo del regolatore nelle sue varie declinazioni nazionale ed internazionale, che non va sottovalutato, perché l'apertura dimostrata verso l'innovazione e la sperimentazione si accompagna anche a vincoli importanti all'utilizzo dei dati.
Dopo l'estate invece ci saranno due giornate più dedicate proprio alle tematiche di sviluppo di use case, quindi quali sono le modalità di sviluppo di use case legate al machine learning supervised, e proveremo anche a ragionare insieme invece nella seconda giornata ai modelli unsupervised. Naturalmente queste sono nostre proposte che poi valideremo di volta in volta con il gruppo di lavoro, proprio anche alla luce della evoluzione delle singole realtà, perché ci siamo accorti, come dicevo prima, appunto della forte eterogeneità, quindi in alcuni casi ci sono già esempi e sviluppi di applicazioni molto evolute, ecco, in alcuni casi invece non per questo meno fondamentali, però siamo magari in una fase di analisi di business intelligence evoluta, no? C'è molta frammentazione e quindi capiremo poi in base anche al gruppo di lavoro quali saranno le tematiche principali. Qual è il ruolo dell'autorità di vigilanza nell'ottica dello sviluppo di questi algoritmi, di queste progettualità? Nel senso che ovviamente c'è una forte apertura nel dire fate, provate, sperimentate, però dall'altra parte sappiamo benissimo che ci sono dei vincoli molto molto stretti per l'utilizzo del dato, che viene sia dalla normativa, diciamo, di settore, pensiamo all'utilizzo del dato a fini di profilazione della clientela, in ottica anche di gestione del credito, di erogazione del credito, ovviamente anche il GDPR sicuramente in questo senso è stato, diciamo, una forte spinta anche a ripensare alle modalità con cui venivano utilizzati e trattati i dati. Quindi da una parte c'è una forte attenzione a sperimentare e alla necessità anche da parte del regolator di trovare nuovi modi, nuovi analisi del cliente proprio nell'ottica di tutelarlo al meglio, ma dall'altra parte ci sono anche dei vincoli. Quindi un tema che è emerso è stato proprio come il regulator, che può essere la Banca d'Italia, IVASS o a livello ovviamente anche europeo, IOPA, eccetera, capire come loro si stanno muovendo in questo senso e che cosa chiedono alle banche, perché spessissimo proprio anche dalla voce dei partecipanti è emerso questa, diciamo, un po' difficoltà nel mettere insieme da una parte la necessità e la volontà di sperimentare con dall'altra parte invece comunque dei vincoli, dei paletti normativi che ci sono e che vanno rispettati. Nel corso dell'intervista è emerso un altro tema che a me personalmente interessa molto e di cui sento parlare, per fortuna, sempre più spesso nel corso di convegni ed appuntamenti dedicati al futuro dell'intelligenza artificiale. Sto parlando dell'etica, intesa sia come etica dell'intelligenza artificiale sia come etica degli algoritmi. È un tema su cui torneremo sicuramente in modo più approfondito qui a Defined Banking, ma intanto è importante segnalare che anche all'interno del lab del CETIF questo tema è emerso in maniera importante. E il tema dell'etica non è emerso come una sorta di esercizio di filosofia, ma con una prospettiva di business e di sostenibilità degli investimenti che si stanno facendo in questo momento. Si aggiunge anche un altro tema molto interessante, che è il tema dell'etica. Quanto questi algoritmi siano eticamente sostenibili, questo tipo di sperimentazione, qual è, diciamo, il punto di non ritorno rispetto a questi temi, tutto il tema della black box e quindi l'utilizzo di algoritmi che poi non possono essere auditati, o comunque quale ruolo deve avere la banca, la compagnia assicurativa nel saper spiegare poi al regulator come sono stati costruiti questi algoritmi. E quindi insomma c'è anche una tematica, chiamiamola quasi filosofica, che è emersa come importante e cui faremo tesoro anche nella ricerca. E anche per questa puntata speciale di Defined Banking è tutto. L'appuntamento è come sempre al tradizionale episodio regolare, diciamo, di giovedì prossimo.